VP Radio, il mercoledì dalle 21 in diretta, Pandorando con Sabrina Stoppa, in viaggio tra piramidi ed alieni. Una piccola finestra nel mistero, dove il mito si confonde con la realtà. Web Pieve Radio, la radio virtuale dove il mistero è reale. Ed eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Purtroppo siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione. Mannaggia, già mi manca, Già, buonasera, già il mercoledì mi manca. Diciamo che abbiamo aperto la diretta Facebook e tutta la puntata sarà in diretta. Certo, Facebook. Sì, questa volta esatto. Abbiamo tutta la puntata. Esatto. Tiziano faceva i segnali di fumo. Non capivamo se era una distanza dai microfoni. È vero. Di tecnico. Quest'anno, questa puntata, visto che nella scorsa qualcuno ci ha detto: cavoli, peccato che non l'avete fatta tutta. Stasera è tutta. Stasera, proprio fino alle 10, noi siamo qua. E adesso, siccome Roberto ha tantissime cose da raccontarci sulla Siberia, e a fine puntata avremo un altro annuncio ancora più strepitoso. Via, veloci, parliamo della Siberia. Partiamo subito. Allora, Siberia. Allora, noi l'associamo subito a cose non bellissime, perché di solito in Siberia ci mandavano dei poveri dissidenti o gente che non era tanto d'accordo con certe idee, e questo bisogna dire da sempre. Sì. Perché non è stato solo un'operazione, se vogliamo, dopo la rivoluzione d'ottobre. Anche lo zar aveva le sue sì. idee di mandare la gente in Siberia così a spalare la neve, ce n'era ma tanta. A vendere il ghiaccio, queste sì. cose qua, cioè voglio dire, c'è il suo perché. Però quello che di solito non si considera è quanto sia grande la Siberia. Siberia è enorme. Allora, la Russia, ha una parte europea, e praticamente la parte asiatica della Russia è tutta Siberia. Praticamente. Tecnicamente. Sì, ma ragazzi, sono 13 milioni di chilometri quadrati. Se anche togliamo la parte europea della Russia, è il più grande stato al mondo. Sì. Quindi è una quantità di terra non concepibile. Questo ti fa dire, primo, quanto spazio ci sia e quante cose possa nascondere, perché vedremo stasera nel piccolo quanto c'è lì. Brulica. E soprattutto, avendo una popolazione che è quasi zero, cioè c'è una densità di popolazione inesistente in Siberia, permette appunto che molte cose siano ancora non solo sconosciute, perché non c'è andato nessuno, ma ci sono varie aree inesplorate. Vabbè, è vero che coi satelliti possiamo controllare tutto dall'alto e più o meno avere la situazione, ma abbiamo veramente delle zone in Siberia dove l'uomo ci ha messo un piede per sbaglio, non sono mappate e cose del genere. Per cui effettivamente è veramente uno scatolone del mistero. Se poi ci pensiamo un po' bene, è una zona così scarsamente antropizzata, mi passi il termine così così forbito, per cui effettivamente lì abbiamo, secondo quello che posso pensare, anche vestigia di ciò che poteva essere prima. Certo. Cose che invece in altre parti del mondo o sono andate perse o semplicemente sono state tolte perché davano fastidio, perché ci abbiamo fatto una città piuttosto che qualcos'altro. Sì, esatto, lì magari qualcosa di intatto si è può rimasto, trovare. Ma in effetti è un dato di fatto. Se ci pensiamo, questa puntata in un po' fa, come si potrebbe dire, pandan con quella sull'Antartide. Certo. Perché anche lì, se vogliamo, anche lì freddo, inesplorato, però comunque una zona dove l'uomo non ci ha messo piede e dove quindi troviamo misteri. Sì, chiaro. E quindi partiamo dai misteri che volevamo cercare. Allora, cominciamo dai misteri. Allora, cominciamo prima di tutto con un mistero geologico, che in realtà mi sono dimenticato di mettere nella scaletta che avevamo concordato prima. Effettivamente in Siberia c'è un problema geologico, nel senso che è enorme, ma attenzione, più di metà della Siberia è coperta sotto, diciamo, un chilometro e mezzo dalla superficie, da un'immensa struttura basaltica dovuta a... Allora, in teoria è un'eruzione, perché i basalti sono delle lave che si sono raffreddate, solo che non abbiamo idea di come sia... di cosa sia un vulcano che fa metà della Siberia. Cos'è? Non esiste. È abbastanza grande, direi. È un periodo antichissimo, stiamo parlando del
l'estinzione del Permiano, che è quella che poi in teoria ha dato il via, ha liberato, diciamo, lo spazio per poter permettere poi ai dinosauri di svilupparsi. Quindi stiamo parlando di un periodo veramente di centinaia di milioni di anni fa, però già qui noi non abbiamo idea di cosa abbia provocato questa cosa. Qualcuno dice che ci sia stata un enorme meteorite, però non avrebbe senso la fuoriuscita di così tanto magma. Qualcuno pensa addirittura a uno strappo sulla crosta terrestre, non abbiamo idea. Per cui già così partiamo con la geologia e già non già torniamo, e già non torniamo e già non ne usciamo da questa cosa qui. Per cui questa è la prima cosa. E dopodiché cominciamo con le anomalie storiche. Allora, anche qui ce ne sarebbero un'infinità, tra ritrovamenti di oggetti strani che ne hanno trovati da tutte le parti, corpi che non hanno, se l'ultimo però pare sia un fake, lo diciamo subito, è quello della famosa principessa congelata. Pare abbiano trovato il corpo di una principessa, però è inutile, con tutto quello che abbiamo da dire, fermarci su una cosa che forse non è vera. Partiamo invece con dei posti che invece siamo sicuri. Allora, Por Bayashin è una località abbastanza al confine verso la Mongolia, un lago sul quale c'è un'isola dove l'uomo ha artificialmente creato una piccola strada di collegamento per renderla una penisola, e sopra c'è stata costruita una fortezza. È una fortezza di chiara costruzione cinese. Il problema è che i cinesi non ci sono mai arrivati. Non abbiamo idea. L'abbiamo fatta risalire attraverso degli studi storici al 700-750 d.C., quindi più o meno un po' prima di Carlo Magno qua in Europa. Sì. Siamo più o meno in quell'epoca. E lì in teoria era in quel momento dominato dai predecessori di quelli che sono gli Uiguri adesso in Cina, quindi una popolazione di origini mongole, cino-mongole, però con religione musulmana. In realtà però la costruzione è cinese e ci sono, sembrerebbe la struttura di un monastero buddista, quindi non si capisce come mai lì ci sia questa cosa, chi l'abbia fatta e perché. Non solo, non abbiamo trovato un focolare dentro questa struttura, che è molto grande, quindi siccome non fa caldissimo in Siberia, ci si è domandati come abbiano fatto a scaldarsi questi, soprattutto, e perché non abbiano previsto di farci. Qualcuno ha anche detto, beh, magari era una residenza estiva, ho capito, e nessuno lì d'inverno stava a controllare quello che succedeva, niente, l'abbandonavano. Non abbiamo idea. Dopodiché pare sia stata usata anche pochissimo, e la teoria ufficiale sembra sia stata abbandonata perché probabilmente un terremoto o qualcosa, e poi deve averla finita il fuoco. Forse facevano bene a non accendere niente, a quanto pare se la sono persa con un incendio. Comunque, di fatto, questo è effettivamente un problema storico, e ci sono molti studiosi storici che stanno ancora indagando su questo, che è letteralmente detto così sembra un po' una cosa una cosa folle, ma per capirci sulle distanze è un po' come se noi trovassimo un castello medievale, che ne so, in Congo. Tu dici, sarebbe, ma com'è che i cavalieri templari, tanto per citare qualcuno che ti piace tanto, sono andati a costruire in Congo? Ecco, qui più o meno è un concetto del genere. Cioè, dalla Cina, sì, è vero che è vicina alla Siberia, però le distanze sono immense, capito? Per cui, insomma, è davvero complicato pensare che si possa essere successa una cosa del genere. Ok, mettiamola da parte. Adesso invece andiamo su una località che è molto vicina al confine con il Kazakistan. Quindi siamo nel sud della Siberia, quindi abbiamo anche un clima molto più temperato. E questa è la località di Arkhaim. Allora, qui invece hanno fatto degli scavi di recente, stiamo parlando di massimo 5 anni fa, e cosa hanno trovato? Hanno trovato un cerchio di pietre, ma sono pietre colossali, e è stata definita la Stonehenge siberiana. È enorme anche questa, orientata a livello astronomico. Ne hanno scavato, è tondo, ne hanno scavato una fettina come fosse una torta. È veramente complicato riuscire a scavarlo perché è completamente sommerso, e anche qui noi non abbiamo assolutamente idea di chi. Allora, l'hanno fatta risalire più o meno al 2000 a.C., però anche qua noi ci siamo basati sui reperti organici che abbiamo trovato negli scavi.
in realtà noi non abbiamo idea di chi e quando abbia messo lì le pietre, certo. Perché hanno cominciato a fare alcuni alcune datazioni basate sugli orientamenti astronomici, e il risultato è che probabilmente potrebbe essere lì anche nel, potrebbe essere già stata lì nel 5000 a.C. A questo punto ti viene da dire chi ha fatto una cosa del genere 5000 a.C. Soprattutto quelle pietre sembra che arrivino da un posto molto distante. E non lo so, vabbè, anche e poi queste... di quelle dimensioni. Brava, quindi muoverle, metterle in opera in quella situazione. Vabbè, non lo so, adesso in Inghilterra ce la siamo cavata col fatto che c'erano i ghiacciai che hanno portato giù le Blue Stones con cui hanno fatto, certo. No? Cioè, con cui hanno fatto la Stonehenge. Spintarella. E non lo so, forse c'è stato un grande ghiacciaio anche qui, non abbiamo idea, sono però in Siberia. Effetti. Vabbè, ho capito, però siamo al confine, ragazzi, qui ci sono i deserti poi sotto. Per cui anche questa località di Arkheim onestamente è veramente molto molto misteriosa. E concludiamo con l'ultima chicca, non è l'ultima, diciamo last but not least, come dicono gli americani, che è Gornaya Shoria. Allora, Gornaya Shoria è veramente, allora cercatela poi chi ci sta ascoltando su internet, è veramente inquietante. Se la cerchi e vedi le immagini sono impressionanti. Letteralmente cos'è Gornaya Shoria? È una piccola catena montuosa, anche questa qui molto a sud della Siberia. Siberia, anche qua nel vicino alle famose repubbliche islamiche, se le chiamo così, sono comunque Kirghizistan, Tagikistan, Kazakistan, queste qua. E qui cosa abbiamo? Cioè, ci siamo resi conto che queste montagne non sono naturali, cioè sono fatte con dei blocchi di pietra che definire immensi è qualcosa di riduttivo. Il problema è che se sono artificiali qualcuno le ha fatte, qualcuno le ha messe in opera. Ad oggi, se e dico se perché ci stanno studiando su ste cose. Allora, io ho visto le immagini, invito tutti quelli che ci seguono ad andare a vederle su internet, le trovate, vedete, ci sono immagini di questi ricercatori che veramente sono degli omini piccolini rispetto a queste pietre enormi, e soprattutto ci sono queste fessure che si infilano nella montagna perché poi si sono un po' spostate probabilmente per gli eventi geologici che ci sono stati nei millenni, quindi prima di tutto il tempo da cui sono lì. E soprattutto chi le ha messe e con quali mezzi, perché noi non saremo in grado di muovere pietre del genere. Immagino, sì. Ma ammesso anche che poi in realtà non siano pietre che sono state portate lì, ma perlomeno siano state tagliate, anche questo diventa anche difficile. Anche solo tagliarle diventa difficile. Sì, sì, è vero. Per cui è veramente, questo è veramente un mistero incredibile e di difficile soluzione. Qualche notazione? No. Allora, qui andiamo da Atlantide o comunque un'ipotetica civiltà precedente che è riuscita a farla. Qualcuno sospetta i giganti perché sono enormi. Già più potrebbe già mi piace, mi piace quella dei giganti, e poi vabbè, arrivano sempre loro, gli alieni. Chi è che l'ha fatta? Anche questa quando, è carina. Noi quando non sappiamo, non sappiamo qualcosa, vanno sempre gli alieni. Io devo essere sincero, propendo più per qualche civiltà che ci siamo persa nella storia. Anch'io. Che mi affascina onestamente di più. Però onestamente, di fronte a una costruzione del genere, se davvero è una costruzione, alzo le mani e qualsiasi ipotesi è giusta. Ma credo chiunque alzerà le mani. Non, veramente, cioè, ci sono pietre grandi come palazzi. E quindi tu dici, chi le ha messe in opera? E soprattutto, per quale progetto? Cioè, è veramente proprio inconcepibile, sinceramente. Per cui poi vabbè, anche su qua poi ci sono tutte le teorie sulle varie piramidi, ma passiamo a fare la nostra pausa musicale. Eccola lì. Ecco, ecco. Allora ci vediamo dopo questa bellissima canzone. Eccoci qua dopo questa bellissima canzone che finalmente conosco anch'io. Oh, perché non le conosco. Abbiamo dovuto arrivare all'ultima puntata, però. E niente, ci stavamo insomma parlando. Beh, salutiamo bravo. Carmelo Paparone, che è arrivato in ritardo perché sennò saprebbe che insomma stavamo parlando della Siberia. Beh, dei misteri della Siberia. Va bene, perfetto. Quindi vada. Allora, continuiamo sempre su questa cosa delle antichità o delle cose che arrivano da un passato remoto e sottendono a ipotetiche civiltà che non conosciamo. C'è la più incredibile di tutte. Premetto che qui c'è la discussione ad oggi è
e apertissima da parte di soprattutto di tutta la comunità scientifica. Questa pietra di cui vado a parlare è la pietra di Dashka. È stata trovata nella zona degli Urali orientali, quindi appunto la parte siberiana degli Urali, che fanno da confine tra appunto Asia ed Europa. E in buona sostanza questa pietra sembra essere la riproduzione di una mappa in tre dimensioni di una zona appunto degli Urali, dove, vicino a dove poi è stata trovata. Il problema è che la riproduzione di quella zona dovrebbe risalire a centinaia di milioni di anni fa, quindi stiamo parlando di un'epoca in cui c'erano i dinosauri. Sì. Allora, di per sé la cosa potrebbe essere, perché uno poi quando la vede dice vabbè, ma sta pietra effettivamente potrebbe sembrare, potrebbe non sembrare. Il problema è che questa pietra è fatta come a due strati e la parte diciamo più esterna sembra essere messa quasi a protezione della parte sotto e ne ricalca esattamente i profili. Il problema è che è fatta con qualcosa che assomiglia alla ceramica. Dico qualcosa perché questa sostanza la stanno ancora studiando. Addirittura alcuni studiosi sono addirittura arrivati a dire che ha delle caratteristiche simili a un polimero plastico. Per cui già da qui, cioè dalla ceramica alla plastica passa il mondo. E non si capisce se siano o informazioni sbagliate o comunque ci sia qualcosa che effettivamente non torna per nulla in questa situazione. Di fatto però, se noi parliamo di ceramica, stiamo parlando di una cosa che è stata sottoposta a un processo ben preciso, a temperature altissime, temperature, ma anche poi comunque a un raffreddamento controllato, perché sennò se ne sarebbe andata a quel tal paese. Invece noi abbiamo un bel pietrone con tutta la sua ceramica sopra. E anche qui stiamo parlando dell'epoca dei dinosauri, l'uomo non esisteva. Sulla carta perlomeno non c'era. Chi l'ha fatta? Allora è vero che è esistito l'Homo Sauro, come qualcuno sostiene. Follie? Non lo sappiamo. Cioè, qui veramente siamo ancora peggio di prima, se vogliamo proprio pensare nella pratica a cosa diavolo potrebbe essere questa pietra, perché effettivamente è davvero una cosa. Qualcuno sostiene che questa pietra sia assolutamente un falso, altri invece, analisi alla mano, dicono vabbè, però spiegatemi come in natura si può creare una cosa del genere, che francamente cioè, ad oggi non abbiamo spiegazioni. Questo è il fatto che si può dire. Oddio, è ben vero che lì vicino c'è quel posto, non so se lo sai, dove trovano quelle micromolle di tungsteno credo. No. E anche lì sono dei manufatti che non sono naturali, ma migliaia. Ah. E chi li ha fatte? Da dove arrivano? Soprattutto noi ad oggi, in questo caso specifico, non abbiamo la più lontana idea di riuscire, cioè in quella misura così piccola, noi non siamo in grado di trafilare il tungsteno. Quindi non siamo neanche in grado di riprodurlo. Interessante. Allora, mi hanno insegnato che abbiamo perso la diretta Facebook. Ho questo sospetto anch'io vedendo così, però può succedere, insomma, adesso qua. Ci siamo persi. Noi continuiamo lo stesso, vabbè, insomma, da qualche parte andiamo qualcuno avanti. Ci sentirà. Di fatto, però, quindi insomma, diciamo che due indizi non fanno una prova, però insomma, le molle di mi mancavano queste. Le molle di tungsteno, anche questo trovate su internet, trovate anche le immagini. Tra parentesi, anche lì è comunque una zona che è interdetta alla visita, non ci si può andare ed è abbastanza, insomma, c'è l'esercito russo che la presidia, sono loro che fanno il controllo della situazione, insomma, è tutto quello che gli va dietro. Per cui anche qua abbiamo delle come si potrebbe dire, dei forti sospetti che ci sia qualcosa che non torna anche in questa e situazione. Adesso magari facciamo la pausa musicale, no? Andiamo avanti. Allora passiamo al prossimo va video. Bene, allora adesso andiamo su uno che tutto sommato in sé non è complicatissimo. È quello che viene detto il cratere di Patomsky. Allora
è stato scoperto 65 anni fa, quindi neanche tantissimo, da un geologo russo che appunto ha dato il nome alla struttura. Il problema è che tu immaginati un declivio di una montagna dove a un certo punto sbuca un cono su questo crinale, per cui c'è una parte molto più lunga e una parte più corta. La sommità è perfettamente circolare, però nella parte centrale c'è come un'escrescenza tondeggiante. Allora, ne avevo parlato anche con degli esperti che mi avevano raccontato di questa cosa, e soprattutto mi avevano detto che quello è un tipo di cratere per certi tipi di impatti, certe armi. Allora, il problema è che a quanto pare questa realtà geologica, chiamiamola così, non è che è lì ferma, cresce. E quindi non abbiamo idea, sembrerebbe come se ci sia qualcosa che da sotto spinge questa ghiaia, perché poi è fatto di ghiaia. Insomma, di fatto abbiamo idea di come si sia creato e di come si stia continuando a generare. Certo. Sembrerebbe come se, non so, ci fosse una sorta di pistone che spinge fuori dalla materia, dalla terra, ed esca in questa sorta di trafila. Però di fatto non abbiamo attività tettonica in quella zona, non abbiamo attività sismica, non abbiamo attività vulcanica. Ma è zona accessibile o anche... Sì, questo è visitabile, ci si può anche andare. Anche qua, vabbè, siamo in radio, quindi non possiamo esprimerci in maniera così, così cruda, però è veramente in un posto poco raggiungibile. Ecco, siccome era saltata la diretta Facebook, sì, Stavamo parlando del cratere di Patomsky, e in precedenza avevamo parlato della pietra di Dashka. Non so se quella era passata. Quella non lo so, ma però, il cratere di Patomsky effettivamente è interessante. Dopo, vabbè, insomma, ne abbiamo di tutti i tipi e di tutte le misure di cose strane in Siberia. Assolutamente. Io a questo punto però citerei, così giusto per chiudere la questione, che si potrebbe legare, che ne so, all'oscuro passato piuttosto che a qualcosa che gira ancora, sicuramente la questione degli animali misteriosi in Siberia. Perché qui ne abbiamo trovati di tutti i tipi. Su internet ci sono ancora delle immagini di ipotetici mammut ancora in giro. Ci sono. Poi vabbè, alcune sono state chiaramente dichiarate dei fake. Perché, che ne so, devo essere sincero, una che sembrava veramente reale è stata poi smentita da un bravo criptozoologo che diceva che effettivamente però era in lontananza la figura di un orso che teneva in bocca probabilmente un pesce, un salmone, e effettivamente però in lontananza sembrava davvero un essere con una proboscide, sembrava un cucciolo di mammut, perché poi era peloso, si capiva, quindi insomma era davvero particolare quell'immagine. Purtroppo non è stata smentita. Ce ne sono altre che sono dubbiose, ci sono dei filmati che sono un po' particolari. C'è tutta la questione degli Yeti. Certo, vero. Che dall'Himalaya sicuramente. Adesso bisogna anche pensare, questo ne avevamo parlato anche quando avevamo fatto la puntata su criptozoologia. Che effettivamente se c'è un posto dove c'è un sacco di spazio, l'abbiamo detto prima, dove potersi nascondere, sicuramente in Siberia, perché lì di foreste, di taiga ce n'è quanta ne vogliamo. E quindi effettivamente, se davvero può essere sopravvissuta una piccola comunità di qualche antenato dell'uomo, di qualche ramo che poi si è bloccato, lì potrebbe esserci. Effettivamente noi abbiamo un sacco di leggende di uomini selvatici, di uomini pelosi che girano per la Siberia, e nelle varie tribù delle varie etnie, perché abbiamo veramente tante etnie in un territorio così vasto, è normale che lo sia, che raccontano di questi abitanti dei boschi che indubbiamente magari sono anche legati a cose folcloristiche, però aveva in trovarne così tante, e soprattutto in certe zone dove sono concentrate, effettivamente viene da pensare. È curioso. Che probabilmente, magari, che ne so, magari non ora, ma magari in un recente passato poteva essere sopravvissuto qualcosa di simile. Se pensiamo a questo, abbiamo il famoso episodio della Dyatlov, giusto?
questo ne parlavamo, e anche tu mi sembra che avessi avuto, avresti avuto come si dice, una avevi guardato un documentario sulla cosa, ah, che è famosa. Sì. Però parliamone dopo la nostra pausa musicale. Va sì, bene, sì, questa me la ricordo, strana. Ed eccoci qua di nuovo in diretta da Web Pieve Radio a parlare con il nostro caro Roberto, insomma, della Siberia, misteri dei suoi siberiani. Misteri. Salutiamo anche l'amico Andrea Dalbon che ci saluta dalla chat. Ciao. Ciao Andrea. E va proseguiamo bene. Con allora, eravamo al passo di Atlov, giusto già. Così per poi facciamo veloci perché abbiamo diciamo il clou di quello che volevamo dire. Allora, qui è una vicenda legata a quello che stavo dicendo prima, cioè il discorso che ci possono essere esseri strani o misteriosi in giro per la Siberia. Allora, in questo caso stiamo parlando di un fatto accaduto nel 1959. 9 escursionisti, giovani universitari e ricercatori russi, uomini e donne, decidono di fare questa escursione invernale per arrivare a quello che si chiamava la Montagna Morta, che è Otorten, se non mi sbaglio, il posto dove dovevano salire. Il risultato è che questi sarebbero andati là, avrebbero fatto la loro escursione, sarebbero tornati e avrebbero avvisato del loro ritorno con un telegramma. Quando il telegramma non arriva, perché dovevano rientrare, mi sembra, entro il 12 di febbraio, quando il 26 di febbraio a questo punto si capisce che è successo qualcosa perché non è arrivato non sono rientrati, vanno alla ricerca e trovano quello che è stato il loro ultimo campo. Cosa trovano? Trovano le tende squarciate, ma da dentro, e trovano i corpi seminudi di questi ragazzi congelati in giro per il bosco intorno, sì, al loro campo, e però tutte le parti molli erano state mangiate. Sì. E quindi non sappiamo chi o cosa li abbia, soprattutto, prima di tutto, spaventati a morte, tanto da uscire seminudi, da uscire dalle tende, seminudi, sì, nel gelo dell'inverno siberiano, e soprattutto cosa poi li abbia uccisi, tra virgolette, mangiati, che ne so, la lingua e non il resto. Per cui è inquietante. È abbastanza inquietante. Sì, questo, abbastanza. Su questa cosa ci hanno veramente fatto di tutto e di più. Che dire, l'ennesimo mistero di questa zona, che vabbè, già di per sé, adesso diciamocelo pure, è talmente grande che anche solo andare a guardarli tutti i misteri siberiani sarebbe quasi impossibile arrivarci. Arriviamo invece a forse uno dei misteri più profondi e più misteriosi, chiamiamolo così, Tunguska. Oh. Per tutti gli esperti di mistero, quando pensiamo a Tunguska in Siberia, insomma, abbiamo a che fare con tanta roba, come si dice. Tanta allora, roba. Siamo nel giugno, 30 giugno 1908, e effettivamente cosa succede? C'è un'enorme esplosione sul cielo della Siberia, proprio sopra Tunguska. Questa esplosione viene sentita in Europa. Si calcola che la forza di questa, sì, di questa esplosione sia stata almeno pari a 1000 bombe atomiche che cadrà poi quasi 40 anni dopo a Nagasaki. Quindi un'esplosione di dimensioni incredibili. In realtà questo boato si sente in mezzo mondo, ma non si capisce da dove arrivi. Poi stiamo anche parlando di un'epoca in cui, certo, non c'erano tutte le capacità di oggi e tutto, uh-huh, quello che poteva andare dietro. Cosa succede? E grazie alla, se vogliamo, alla cocciutaggine o alla curiosità di un ricercatore, che diciamo che un 6-7 anni dopo riesce a raggiungere il luogo e a cominciare le ricerche. Prima cosa trova? Trova ancora 8 anni dopo una zona devastata da questa esplosione, che apparentemente è avvenuta non sulla Terra, perché non si trova un punto d'impatto, ma si trovano questa enorme zona. Stiamo parlando di 2000 chilometri quadrati, che quindi sono veramente tanti, in cui gli alberi sono stati abbattuti in parte e comunque carbonizzati. Sì. Anche qui i termini sono abbastanza precisi, si parla addirittura di esposizione a una temperatura altissima. Sì. Già non torna molto. Dopodiché si cominciano a fare delle teorie. La teoria ufficiale cos'è?
deve essere entrato qualcosa nell'atmosfera. Ora qui bisogna essere abbastanza precisi, perché il fatto che un corpo di una dimensione compatibile in teoria a quella che è esploso sopra Tunguska, per entrare nell'atmosfera deve avere un certo angolo preciso. Certo. Perché è il famoso angolo d'entrata. Anche qui abbiamo avuto consultazioni con degli esperti di queste cose. Sì. Che ci hanno appunto spiegato bene qual è la teoria, che se tu sei al di sotto di questo angolo rimbalzi sull'atmosfera, se sei al di sopra ti schianti sull'atmosfera. Chiaro. E praticamente esplodi, ma altissimo, non così basso da poter avere un impatto sul suolo. In più, entrando con questo angolo, effettivamente tu non fai un cerchio di distruzione sulla Terra. No, è chiaro, perché se non entri perpendicolare. Perfetto, c'è un punto, diciamo, se c'è un angolo dove si espande di più questa sorta di distruzione, e una parte dietro dove invece è meno. Effettivamente il sito di Tunguska corrisponde a queste caratteristiche, e quindi quello che è passato è che sia per una serie di coincidenze entrato nell'atmosfera un meteorite, un sasso o qualcosa, e si è esploso in aria. Sì, però ascolta, un sasso esplode in aria? Bravissima, volevo che mi facessi questa domanda. Allora, c'è solo un'ipotesi in cui un sasso può esplodere in aria, ovvero sia quello che in realtà questa sorta di meteorite o corpo che entra sia una roccia nel cui interno ci sia un nucleo di ghiaccio di una certa dimensione, per cui entrando nell'atmosfera, surriscaldandosi ad altissime temperature, si vaporizzi l'acqua nel suo interno e a quel punto esploda. Okay. Però ci sono dei problemi tecnici. detto sinceramente, uno, non sarebbe esploso così in basso. Due, non avrebbe fatto quella distruzione che doveva fare. Perché quella distruzione, e lì è stato provato da una serie di scienziati, e non stiamo parlando di adesso, stiamo parlando degli anni 60, che hanno studiato il fenomeno, russi, dove effettivamente si è parlato di un'esposizione ad un'energia probabilmente luminosa. Quindi cosa sia esploso in alto di fronte a Tunguska noi non ne abbiamo idea. Non aveva più pallide di idea, magari anche meglio così, guarda. Allora, di fatto quella è una zona dove non si può andare, per strano, cui... chi l'avrebbe detto? Vabbè, quindi qualche sospetto ci viene, non ce l'abbiano raccontata tutta da 110 anni a questa parte, per cui è abbastanza interessante come situazione. Detto questo, se ci pensiamo un attimo, ricordiamoci solo nel 2013 quei famosi meteoriti che sono esplosi sopra il cielo della Russia, sempre provenienti da... È interessante. Voglio dire, io sinceramente è abbastanza inquietante che sia successo. Non solo, è successo anche altre volte, e qui arriviamo alla seconda parte del nostro mistero interessante di La Valle della Morte. Già, anche questo che è lì nei paraggi, no? No, è molto più a est come zona. Sì. Vicini. Però qui abbiamo delle teorie ancora più hard. Allora, cos'è la Valle della Morte? Prima cominciamo a dirlo. Allora, anche qui abbiamo tutta una serie, a parte che in una zona direi impervia e poco, scarsamente popolata, lì ci arrivano giusto dei cacciatori di pellicce. In realtà abbiamo avuto la fortuna che lì ci arrivasse un famoso cercatore d'oro e esploratore di Vladivostok, e questo abbia, diciamo, riportato quelle che sono le informazioni base che abbiamo, anche perché questo sito a sua volta è completamente sigillato dai militari russi. Guarda, non l'avrei mai pensato. Ragazzi, guarda. La Siberia è a macchia di leopardo. Tutta bloccata. Tutti i siti più interessanti sono tutti bloccati. Io non lo so, forse vogliono tenerseli buoni per aprirli poi al turismo, che sarà una cosa meravigliosa. La media della popolazione è data dai militari. Soprattutto chiaro, i militari che ci sono stanziati in varie zone. Allora, qui già il nome Valle della Morte, allora è impronunciabile, quello nella. Perché poi tradotto vuol dire proprio quello. È una zona
è una zona paludosa, tra parentesi, uli ui ui cer check check. Per cui questo ti dà un'idea di quanto sia tribale la sembra zona. Sembra una filastrocca. E soprattutto, che voglio dire, Valle della Morte è particolare. Ma cosa ci interessa di questa cosa? Qui ci sono delle costruzioni che, dire misteriose, dir poco. Sono prima di tutto in metallo. Sono enormi. Sono state descritte come essere delle cupole in rame dal diametro di 6-9 metri. Negli anni le persone che sono andate lì e hanno controllato hanno raccontato che assomigliano al bronzo, sembrano di rame, ma sono assolutamente non scalfibili. Sì. Non scalfibili. Questo Mikhail Koretsky, che era di Vladivostok, che quindi si affaccia sul Pacifico dall'altra parte, racconta che quando è andato a visitarla ha avuto la possibilità di dormirci dentro. Attenzione, perché la chiamano Valle della Morte? Perché chi ci sta troppo tempo muore. Sì. E la malattia di cui soffre, onestamente, sembrerebbe come persone che sono state esposte a radiazioni. Sì. Quindi davvero siamo in un campo del mistero più assoluto. Lui ha raccontato che ha provato in tutti i modi a scalfire sto metallo, che non è tanto spesso, stiamo parlando di una ventina di millimetri, ma non c'è stato verso, non è riuscito né a rigarlo con qualsiasi utensile avesse a disposizione, né a scalfirlo. E soprattutto al suo interno lui racconta che ha trovato una semisfera di pietra. Dice che di per sé lui l'ha presa come una sorta di souvenir che si portò via. Lui era andato lì per cercare l'oro, diciamolo tutto. Dopodiché se ne dimentica. A un certo punto, a casa sua a Vladivostok, dove immaginiamo stiamo parlando degli anni 50, sì, quindi non doveva esserci tutta questa tecnologia a Vladivostok, devono mettere a posto casa, e siccome i vetrai non abbondavano, ma c'erano delle enormi lastre di vetro, dovevano tagliare questo vetro. Come non è, si cominciano a ingegnare in famiglia per tagliare questo vetro. Cosa gli salta in mano? Quella semisfera di pietra. Taglia il vetro con una meraviglia e non si scalfisce. E lui taglia tutti i vetri di casa. Non solo, siccome si accorgono che questa cosa funziona bene, poi la presta ai vicini. E lui lo racconta che poi in mezzo a Vladivostok, a quanto pare, c'ha i vetri tagliati da una pietra che viene dalla Valle della Morte. Insomma, comunque questa cosa è davvero particolare, certo. Dopodiché lui dà questa pietra, era abbastanza giovane, al nonno o al padre, che poi dopo viene però imprigionato per motivi politici, e insomma sta pietra va persa. Per cui cosa ci sia lì nella Valle della Morte non lo sappiamo. Sappiamo che ci sono tutta una serie di nomi molto particolari, tra cui un paio dove proprio si racconta che da certi punti, da certe cupole cave, escano delle palle di fuoco verso il cielo. Qui arriva la teoria e la mezza leggenda, prendetela un po' come volete. Qualcuno sostiene che questa in realtà sia un'arma di difesa della Terra. Sì. Messa lì non da noi, ma da qualcuno che ci vuole proteggere da eventi come possono essere degli enormi meteoriti, piuttosto che chissà cos'altro. Esatto. E appunto l'episodio del 2013, quando certi meteoriti piombano sulla Terra, proprio un po' più in là in quella zona, sempre nel senso di rotazione, quindi anche Tunguska è a ovest della Valle della Morte, come anche gli impatti che ci sono stati, per cui praticamente vengono colpiti sopra la Valle della Morte e poi questi chiaramente precipitano più in là perché la Terra sotto gli scorre mentre questi vanno giù. E quindi questo avrebbe un senso. Questa potrebbe essere effettivamente un'incredibile arma di difesa del pianeta stesso, messa lì però non sappiamo da chi, se è una civiltà precedente, se è una civiltà aliena, se non abbiamo idea. È molto affascinante, è molto intrigante. Molto intrigante, sì. E di fatto comunque ci sono pochissime immagini, se le trovate sono più che altro disegni che sono stati fatti in quel periodo. Immagini poche. Anche perché a quel tempo non si riusciva a far foto lì, perché si impressionavano le pellicole. Adesso non lo so se ci sono, ma non ci si può andare. Diventa difficile. Ma è veramente tutto divieto d'accesso. Guarda, è la terra. Vabbè, una delle cose interessanti. Veloce, che poi facciamo la pausa musicale. Allora, è il nome della Siberia, e mi ha fatto venire in mente adesso. È la terra che dorme.
È come dire che qualcosa è lì nel sonno ad attendere di svegliarsi. Questo mi piace molto come idea. E su questo ultima pausa musicale. Allora finisce qui questa stagione che è partita alla fine di settembre, ottobre dello scorso anno, quindi 2017-2018. È stata ancora una bella volata, se così possiamo dire, nel mondo del paranormale, del normale, del paranormale, insomma, di quello dipende che è, dai punti di vista. Dipende dai punti di vista. E quindi riprenderemo intorno alla fine di settembre. Va bene, buona estate a tutti. Bene, saluto, ciao Sabrina, ciao, a tutti, ciao Roberto, ciao. E salutiamo anche Davide. Ciao, ciao a tutti, ciao.